DJI Mini 3, diciamo che ora sappiamo praticamente tutto. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati sul canale. Il mio amico Luca Nardo mi ha appena mandato un link che porta ad un sito olandese. C'è stato un rivenditore olandese che ha già messo online praticamente tutto in merito al DJI Mini 3. Andiamo a vederlo assieme. Allora andiamo a elencare le caratteristiche più importanti. Qui abbiamo anche la fotografia del kit da 829 euro, quello con il drone e anche col radiocomando Ocusync 2, che è l'RCN1, il classico radiocomando dei droni della DJI. Quindi non la versione del DJI Mini 3 Pro con l'RC nuovo. Comunque il drone sarà sempre quello DJI Mini 3 Pro. Sensore abbiamo la conferma 1 su 1,3 pollici, equivale a 0,77 pollici circa. Supporta il video HDR, risoluzione 4K a 60 frame per secondo e possiamo scattare fotografie 48 megapixel. Avremo poi l'APAS 4.0, l'APAS è il sistema DJI di evitamento degli ostacoli in volo. Il sito web, non ve l'ho detto, si chiama TopRC. Torniamo alle caratteristiche del Mini 3. Peso lo sappiamo già, meno di 249 grammi, abbiamo visto 245 in una fotografia. Conferma anche della possibilità di scattare le foto verticali, quindi la camera ruoterà verso l'alto. Altra cosa importante, doppio ISO nativo che supporta l'uscita diretta di immagini HDR, quindi avremo una gamma dinamica in più, una gamma dinamica extra, questo vuol dire colori migliori. L'apertura l'avevamo vista nelle foto f1.7. Abbiamo poi altre informazioni come la dimensione dei pixel, che è 2,4 micrometri. Sensore molto sensibile alla luce. Avremo poi la possibilità di fare slow motion 1080p fino a 120 frame per secondo, zoom digitale fino a 4x. Abbiamo l'Active Track 4.0, lo Spotlight 2.0, quindi teniamo un soggetto con questa funzione al centro dell'inquadratura, un soggetto anche in movimento, e noi possiamo spostarci come vogliamo. Il drone lascerà sempre il suo orientamento verso il soggetto. In più abbiamo il classico poi Point of Interest. Il drone ruoterà attorno ad un soggetto di interesse. Imposteremo la direzione destra e sinistra e la velocità con cui andrà a ruotare. Un po' quello che abbiamo con gli altri droni della DJI. Averlo però con un drone sotto i 250 grammi è tanta roba, ragazzi. Ed è una cosa assurda, ragazzi. Il tempo di volo qui danno 47 minuti. Questi 47 minuti si potranno raggiungere installando quello che scrivono loro, una batteria più grande, una Intelligent Flight Battery Plus o Plus opzionale. In quel caso il drone però supererà i 250 grammi, quindi questo è bene dirlo. Per quanto riguarda la batteria standard, qua si parla come il Mini 2 di circa 34 minuti. Sarebbe bello quindi avere la doppia possibilità, la batteria da 47 minuti che porta il peso sopra 250 grammi da utilizzare quando non siamo in scenario urbano, e la batteria da peso inferiore con 34 minuti da utilizzare in scenario urbano. Questa è una grossa novità. Bisogna vedere quella cosa che vi dicevo in un famoso video. A livello regolamentare devono sistemare quella cosa che ti porta il drone in A3 qualora sfori 250 grammi nella condizione peggiore di peso data dal costruttore. Per esempio Mavic Mini 1 più paraeliche, sforiamo i 250 grammi, drone alla fine delle Limited Open Category nel 2024 va in A3. Stanno lavorando su questa cosa, quindi per togliere il discorso della massima configurazione, la configurazione peggiore, di peso peggiore dei droni, però dobbiamo bene vedere come evolve la situazione, perché se no vi trovate un Mini 3 con una batteria opzionale che è possibile acquistare, che vi porta il peso fuori dai 250 grammi, e poi ci ritroviamo che il drone nel 2024 finisce in A3. Di sicuro lavoreranno su questa cosa, se l'hanno fatta perché sanno che a livello di EASA la stanno sistemando. Sappiamo che il nostro esponente in EASA
casa, che è Natale di rubo, ha detto che aveva portato la cosa, che avrebbe portato questa cosa per risolverla proprio in commissione. Andiamo un attimo avanti, anche loro lo dicono, anche loro dicono questa cosa qua. Le informazioni sul prodotto non menzionano una classificazione, una marcatura di classe, perché non ci sono ancora, non era nemmeno previsto. La domanda chiave è se DJI indichi anche il peso di 249 grammi come peso massimo al decollo, maximum takeoff weight, massimo peso al decollo. In tal caso il drone può continuare a essere utilizzato nella categoria A1. Però se c'è una batteria opzionale che fa sforare il peso ed entra nel mercato europeo, a quel punto lì è un po' dura, a meno che questa batteria non entri nel mercato europeo, ma perché ne parlano qui, visto che si sta parlando di un negozio, quello non lo so. Avremo il DisneyLike Color. Per quanto riguarda la connessione, qui parlano di feed live 1080p 30 frame per secondo e distanze fino a 12 km. Questo credo che sia legato all'Oculus Sync 3 e non quando uno prende la configurazione con l'RCN1. Entrambi i controller offrono una velocità in bit video massima di 18 megabit per secondo. Latenza ultra bassa di 120 millisecondi. La latenza è il tempo di ritorno delle immagini video. Time lapse, hyperlapse. Credo non manchi davvero niente, panorami a 180 gradi, panorami grandangolari, quindi l'unione di 9 fotografie, verticali e l'effetto sfera. Parlano anche dell'assetto di volo, dietro vediamo le eliche che sono piegate, questo fa sì che in hovering l'assetto sia diverso rispetto a quando il drone è appoggiato a terra. Comunque, volevo portarvi questo video importante, farvi vedere anche qualche fotografia, qualche nuova fotografia del kit DJI Mini 3 Pro più RC1 N1 controller. È comunque una novità. Vi ricordo che tutto è stato posticipato a metà maggio. Perché metà maggio? Probabilmente a causa della situazione che la Cina sta vivendo ancora legata al Covid. Fatemi sapere cosa ne pensate nella descrizione di questo video. Lasciate un bel like se questa informazione vi ha gasato, come è gasato anche a me. Noi ci vediamo nel prossimo video, ce n'ho un po' in programma, fin troppi a dire la verità. Comunque mi piace stare con voi, per questo che ogni giorno alla fin fine vedete un mio video sul tubo. Noi ci vediamo al prossimo, ciao.